Si incaglia sulla questione quattordicesima il tavolo per il rilancio di Alba. Dopo i buoni risultati degli incontri delle scorse settimane, che avevano portato ad immaginare un risanamento dei conti senza ledere i diritti acquisiti dai lavoratori, il dibattito è arrivato ad un punto di non ritorno. Alla base della rottura la richiesta avanzata ai dipendenti di rinunciare alla quattordicesima. Uno sforzo che andrebbe in controtendenza con la proposta riorganizzativa avanzata dalle organizzazioni sindacali. Posizioni inconciliabili che hanno portato alla rottura delle trattative, come conferma il responsabile provinciale del comparto igiene ambientale della CGIL, Erasmo Venosi. Abbiamo accettato un percorso lunghissimo di concertazione perché siamo sempre stati convinti che bisognava portare sul tavolo proposte alternative a quelle, diciamo, presentate dalla proprietà e dalla governance, ovvero la cosiddetta due diligence. Pensiamo di aver fatto un ottimo lavoro, di esserci svestiti più volte dai panni sindacali e aver fatto anche i professionisti, mettendo un progetto mirato, fondato nella progettualità in senso stretto e nei numeri. Dopo 6 mesi ci ritroviamo ad un ennesimo tavolo, la cui partecipazione nostra è stata legata alla sola correttezza istituzionale, dove ci ritroviamo il sindaco che ci chiede apertamente che i lavoratori rinuncino alla quattordicesima mensilità e il presidente del Consiglio che continua a ribadire che tutto ciò non basta, ma bisogna fare ulteriori sacrifici. Per noi il tavolo è chiuso, le proposte sono proposte serie e fondate che superano quanto messo in campo dalla proprietà e dalla governance, per cui avessero il coraggio di adottare le azioni adesso conseguenziali. Noi attendiamo. Sembrava che il discorso fra sindacati, amministrazione, dirigenza di Alba fosse instradato su un percorso abbastanza lineare. Poi a un certo punto è arrivata questa richiesta. Come mai? Che cosa è cambiato? O non è cambiato nulla in realtà ed era una cosa che voi avete saputo solo all'ultimo? Cioè, qual è la motivazione alla base di questa richiesta? Rispondo con grande chiarezza assumendomi ogni responsabilità, perché l'amministratore unico di Alba continua a ritenere quanto proposto dalle organizzazioni sindacali non sufficiente, semplicemente perché, e ne sono, diciamo, convinto a questo punto, ci sono interessi esclusivamente privatistici. Se questa è l'idea, noi siamo pronti con le norme e con la lotta.